Oh, ciao ragazzi! Per la serie Gli appunti di Stan vi aggiorno sui progressi del mio progetto, che, vi ricordo, è realizzare il mio primo videoclip musicale sfruttando la tecnologia di Blender. Cos'è Blender? Blender è un software gratuito per la modellazione 3D, animazione, rendering e molto altro, aggiungo io. In questo progetto voglio inserire scene, oggetti, scenografie e soprattutto attori reali in mondi 3D. Non sono certo il primo, ma ho realizzato quanto possa essere interessante, soprattutto per le produzioni low budget di video musicali, ma forse anche di altre cose. Ecco i miei aggiornamenti / difficoltà. Ho provato molte strade diverse per risolvere fondamentalmente un solo grosso problema. Vi spiego raccontandovi i due workflow e come sono passato da uno all'altro per risolvere un problema che non mi permetteva di proseguire col mio esperimento. Primo workflow è quello con il quale ho realizzato i primi 20 secondi che vi ho fatto vedere di recente, fino a quando non ho avuto la necessità di far cantare il personaggio reale. Nessun problema, ma poi grandi difficoltà. In quel workflow inserivo le riprese del cantante dentro Blender con Images Explain. Magari ve lo scrivo. In pratica si tratta di inserire un'immagine dentro a una lastra nel mondo 3D. È come mettere una fotografia su una cornice dentro il mondo 3D. Non so se esiste un computer in grado di farmi vedere e sentire in Blender quello che sto facendo, ma il mio non ci riesce. Non riesce nemmeno a farmi vedere 2 secondi di filmato, per cui mi sono ritrovato a lavorare alla cieca e il primo workflow l'ho scartato. Secondo workflow è quello che sto utilizzando adesso. Da Blender renderizzo tutto ciò che mi serve, quindi la roba 3D, ma non gli attori reali. Poi mi sposto su DaVinci Resolve e finisco il lavoro su DaVinci. Devo per forza lavorare in Fusion, che è una sezione di DaVinci, e ho dovuto migliorare la mia conoscenza del sistema dei nodi. Infatti, dopo molti tentativi, sono riuscito a inserire in Fusion il video importato da Blender, creando però un planar tracker. Io con le pronunce. Planar tracker. Generare il tracciamento, inserire i video degli attori registrati su green screen. Alcune parti, tipo il parabrezza dell'auto, le ho inserite con DaVinci. Perché questo secondo workflow è migliore per adesso? Innanzitutto per la color. In DaVinci ho la possibilità di avere il video realizzato nell'ambiente 2D e gli attori su 2 tracce separate. In questo modo posso intervenire come mi pare per allinearli con la color. 2. Per l'audio. Mi basta poco per sincronizzare le clip girate con l'audio originale su DaVinci. Questo è semplicissimo, utilizzando la funzione Auto Align Clips and Based on Waveform. In pratica cosa significa? Significa che ho la mia canzone, in questo caso, ho la traccia che contiene l'audio della canzone, magari quando ho fatto il playback, la telecamera ha beccato l'audio e quindi c'è un audio scarso che però i suoi waveform corrispondono a quello buono. Basta selezionare le 2 tracce e con questa funzione automatica si sincronizzano. A quel punto metto in mute o elimino l'audio scarso e mi rimane quello buono. Allora, non so se questo sarà il metodo giusto, lo aggiornerò durante i lavori, ma per adesso è il migliore che ho trovato. Aggiungo una considerazione: ho dovuto lavorare moltissimo anche con un terzo software, anzi con un terzo hardware, la calcolatrice. Sì, perché mi sono ritrovato a dover calcolare spesso la durata della scena finita per impostare in Blender le informazioni di rendering. Ad esempio, a 25 frame al secondo, è chiaro che per ottenere 4 secondi di rendering mi servono 100 frame. E se si lavora con l'esigenza di sincronizzare un videoclip con la musica e con il cantato, è un lavoro indispensabile. Concludo dicendo che su Blender, nel mio esempio, sull'auto in corsa, ho potuto sbizzarrirmi con riprese che definirei molto difficili da fare in situazioni reali. Un esempio? Ho ripreso la mia auto in corsa piazzando una telecamera a 10 cm dalla ruota anteriore. Pensate che l'auto fa i 140 km all'ora. E poi ho creato un percorso della telecamera attraverso il quale si è mossa, quindi era vicino alla ruota sinistra anteriore. Ha ripreso un po' la ruota, si è mossa, è andata sotto l'auto, è uscita dalla parte opposta per poi alzarsi in volo, rientrare dal finestrino, insomma, roba da FPV.
ma con un pilota bravo davvero. Ok, continuo a studiare, per oggi è tutto. Mi raccomando, lasciate un mi piace a seconda della piattaforma in cui metterò questo video, ci sarà forse il mi piace, ma soprattutto condividete questo video con i vostri amici musicisti e non. E qual era la terza cosa? Sì, la terza cosa era lasciate un commento. Per oggi è tutto, alla prossima, ciao.